Allora, siamo online. Siamo online. Allora, ragazzi, questa è la prima recensione che facciamo degli acquisti di Novegro. Oh, e questo, Novegro. Quindi è comunque imminente nel momento in cui stiamo parlando. Sì, beh, okay. Domenica prossima. Praticamente. Ah, ok. Ecco, allora. Allora, mi posso permettere di dire una roba prima che lei dica la sua valangata di cagate? Ma cos'è domenica prossima? Cos'è? Non lo so. Il 18. No. Cos'è abbiamo? 18. Ah, sì, è vero. Volevo dire, perché è una roba che mi sta un pochettino a cuore, no? Però non riesco a saltarci fuori. Probabilmente, ultimamente, quando aprite i nostri video, forse vedrete delle pubblicità che mi stanno sul cazzo. Però non dovrebbero vedersi, perché noi non monetizziamo. Però non so come toglierle. Magari. Quindi non è... Prima o poi ci arriveremo a capire come toglierle. Sul PC o sul PC? L'ho visto anch'io. Quindi la D-Block non l'ha installato. No, perché se installa la D-Block le pubblicità. No, ma non devono saltare fuori. L'ho visto anch'io sull'iPad. Questo è un altro discorso. Devono saltare fuori. L'ho visto anch'io sull'iPad, capito, Sensei? No, l'ho visto anch'io sul mio cellulare. Sì. No, non devono saltare fuori. E in qualche maniera. E adesso noi però, faremo un'azione legale contro YouTube. Però sai cosa c'è? Che probabilmente ogni tanto arrivano via email delle scartoffie lunghe 6 km con su scritto che probabilmente anche sono cambiati. Sì, hai capito. Loro vogliono monetizzare. Sì, decisioni unilaterali. Quindi noi ricadiamo probabilmente in quelli che anche se non monetizzano si beccano perché la pubblicità. Ci sono altri canali che monetizzano. Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Che gli piace guadagnare i dindini. Sì, dicendo sì, le sì, cazzate sì, sì. Su YouTube. Non precisi, su YouTube. Sì. E soprattutto invece noi qua abbiamo delle magliette bellissime e noi anche di queste magliette non prendiamo neanche un dindino. No, dovete farvele fare. Allora, YoLab Studio, sì, e Crev Studio, CRV Creation di Simone D'Aragliati. Esatto. Quindi pumping, sai quelle cose di no? Che poche parole ma fatti. Esatto. Perché poi è facile andare su un catalogo e prendere quella che ti piace. No, è molto più bello fare quello che vuoi tu. Esatto. E alla fine iscrivetevi al canale. Assolutamente. Bravi. Schiacciate la campanella, Instagram. Esatto. Insomma, no. Comunque torniamo. Cosa abbiamo qua? Allora, prima di tutto, dove ho comprato? Dove? Ho comprato a Novegro questo oggetto qua. Molto bizzarro e particolare. È radical. Sì, molto radical. A quel punto lì, io ero... Era in frenesia. Ma sa perché era in frenesia? Perché vedeva che l'olbo colpiva. Colpivo. Io ho preso questo e se rimaneva un po' indietro. Ho detto "No, figa, che non si sentiva, devo rimettere a posto la situazione. Cioè, stavo andando in un altro banco a comprare dell'altro, quando passando davanti allo stand per la seconda volta di giocattopoli di questo bellissimo stand, di questo ottimo negozio che si trova a Roma e che sotto avete tutti i link per potergli chiedere anche oggetti magari che non ha presente sul sito, ma ce l'hai, non ce l'hai, gli chiedi un preventivo, sì, gli chiedi se te lo procura, assolutamente sì. Io poi ho visto due oggetti un po' particolari, che uno è questo, ho detto, ma... e nessuno sapeva dirmi da dove venivano fuori, però io ho cominciato a dire, io non ce li ho in collezione. Mancano. Mentre invece l'altro oggetto che volevo comprare era il Dankuga della Sentinel, che però già ho in altre versioni, Bandai. Figa, ma chi cazzo è la Rayguard? Ma dovrebbe essere un tokusatsu, dovrebbe essere un Sentai, in realtà nulla non si sa che cos'era, nulla di tutto ciò. E tra l'altro poi ho scoperto che il robot protagonista è la Clanger, ok, che c'era in mezzo anche lui, esatto, che è quello diciamo dell'Evolution Toys serie regolare, ok, mentre invece questo Rayguard qua fa parte di una linea che si chiamano Dynamite Action Limited GK. Ma è GK. GK per cosa, sta? GK sta per i Garage Kit. Oh. Cosa sono i Garage Kit? Ci spieghi. Io mi sono un po' documentato. Bravo. Su questa tipologia di modellismo. Bravo. Perché esistono i kit di montaggio come possono essere i Gunpla. Sì. Ci sono i modelli
prefiniti come sono i Chogokin, sì, e ci sono i Garage Kit. Mm. I Garage Kit sono quei soggetti che non verranno mai fatti in maniera regolare. E quindi perché non li caga nessuno. O perché comunque sono particolarmente, magari dei comprimari, dei subalterni, o di serie veramente poco conosciute. Mm. E che quindi per la grande produzione non verranno mai realizzati. Allora cosa succede? Succede che ci sono dei customizzatori. Dei matti. Dei matti che si mettono lì nei garage, per l'appunto, e ti fanno un kit partendo da zero. Ok, l'Evolution Toys ha soldato probabilmente, magari li finanzia un pochettino l'Evolution matti, Toys, sì, sì, li produce in quantità limitate e poi dopo li commercializza. Certo. E questo è un garage kit. Quindi voi quando adesso lo andremo a estrarre, vedete che avrà una confezione all'interno un po' spartana. Un po' spartana, ok. E il modello non sarà assolutamente assemblato, ma sarà tutto a pezzi, quindi per l'appunto garage kit, che deve essere poi un po' montato. Esattamente. Comunque c'è da dire, pur avendo i suoi problemi, c'è da dire che è lodevole ciò che fa l'Evolution Toy. Dà spazio anche a quelle figure quasi non conosciute. Ma allora, secondo me abbiamo sempre, come posso dire, detto questo dell'Evolution Toy. Cioè, l'Evolution Toy spesso ci ha fatto quei robotti che gli altri non fanno. Qui si è spinta un po' oltre. Li fa di merda. Qui è andata oltre. Li fa di merda, però li fa. Merda. Sì. Però li fa. Cioè, alcuni sono di merda. Quindi alcuni più. La maggior parte. Esattamente. Però, ad esempio, X-Bomber ce l'ha fatto solo lei. Esattamente. Il Godam prima. Ballattack e CRCMS. Però, ad esempio, Junior Robot. C'è solo quello dell'Evolution Toy. Sì, e ho visto che tra l'altro costa veramente un sacco di soldi. Una valagata. Adesso, ma proprio mi sono accorto che anche in Giappone, cioè, si parla di 20-25 mila yen più spedizione, più dogana, cioè. Io me lo guardavo a caso che l'ho pagato 50 euro. Sì, sì, costa pochissimo all'inizio. Vabbè, però le robe bisogna prenderle. Quando è ora? E bisogna scarrellare il denaro quando è il momento. Quando è ora? Sono... E quando si vanno alle fiere, fermatevi da Giocattopoli che sicuramente vi tratterà bene. E a questi pezzi bene, radical. Molto. Adesso, e tra l'altro poi scoprendo e chiedendo anche informazione a Guglielmo Signora, che tra l'altro lui non ha questo modello qua e mi ha detto, me lo voleva comprato, guarda. Comunque rappresenta, ci sono legate affettivamente. Ormai, ormai. Con lo straccione, Lobo e anche Manumano. Sì, rappresenta una giornata. Esatto, io non posso tradire così la... ho scoperto che fa parte, non è né un Sentai né un Tokusatsu, ma fa parte della serie Atlanger. E l'Atlanger è il protagonista di questa serie. E quindi io l'Atlanger, porca vacca, l'ho lasciato l'hai là. L'hai lasciato là. Oesen. Sì. Perché li poteva prendere tutti e tre. Sì. Esatto. E se l'avesse preso lo straccione, ma meno male. Ti sarebbe bruciato in culo. Molto. Anche perché durante la giornata ho detto, dai, compra l'ultimo che manca. Però in quel momento non sapevi ancora che quello era il protagonista. Esatto. Addirittura tu mi hai detto, siccome è un prezzo anche più basso, perché... Per cagare. Invece, no, perché non è, in realtà invece costa... il prezzo non era male già la partenza. Non era male. Poi magari, e su questo qui, e anche sull'altro che vedete nella prossima recensione, mi ha trattato particolarmente certo, bene. Certo. Anche perché... Però io non sono pentito di averlo lasciato là. Ma io invece, anche io non sono pentito. Ma sì, perché tanto in una qualche maniera arriverà. A dicembre vedremo un po' se ci sarà ancora. Super Alba, Super Alba. Sì, vabbè, dopo partiremo al buio. Sì, ne parleremo. No, lei non faccia quello che sto pensando. No, assolutamente. No, quello non lo faccio. Rischia la radiazione. Quello non lo faccio. Guarda, piuttosto sta galette. No, che sta galette? Lei si alza? Va a cagare. 5 e mezzo. Ciao, parliamo di questa merda. Allora, tra l'altro, questo affare qua, parlando con Guglielmo Signora, sì. C'è solo il fumetto. Ok. C'è anche una nave tipo la Yamato, che adesso andremo poi a vedere. Foto agghiaccianti. Foto agghiaccianti. E praticamente è solo un fumetto. Non è un anime. E
però di Gonagai. Questa è una roba di cioè Gonagai ha concepito quella roba qua. Sì. E aveva un po' e di ce bello. L'abbiamo solo noi. Ma noi. Gonagai che concepisce Mazinger, sì. Gonagai ha fatto quelle merde qua. Esatto, no, perché il qui non stava bene Gonagai quando ha fatto questo. Bene. Ascolti, io sono molto curioso di Lo apriamo, lo sboxiamo. E comunque grande giocattopoli. Grandissimo. Forse meglio far così. Tra l'altro anche il polistirolo che si sbriciola in a guardarlo, a guardare proprio veramente. Tengo la scatola sensei così lei. Forse così. Facciamo così. Non c'è dentro niente, non viene fuori niente. Sì, ci sono escono dei cosi di polistirolo. Dai, ecco. Un pezzo è arrivato. Adesso vediamo di agguantare, cioè, proprio per farvi vedere come è fatto in maniera spartana il... Tira. Allora, aspetti, lei tenga tira. Che io tiro. Lei tiri che io tengo la scatola. Lei tenga che lei tiri che io vengo. No, bravi. Io tengo e lei tiri. Oh, vai. Ed ecco qui, ecco come si presentano i... C'è anche di petrolio. Bene, giusto. Ma forse anche per... conservare il contenuto. Sì, abbiamo un po' di olio. Proprio un dinosauro. Una cosa che ho apprezzato molto nei pezzi nei pezzi Fantoys c'erano ancora i modelli sporchi dell'olio di vaselina che utilizzano per molto, una cosa che ho molto apprezzato. Molto apprezzato. Poi ci sono tutte le cose di metallo tutte oliate. Allora, sa, ecco qua, guardate poi come hanno fatto anche proprio si è messo di uno a rugare per tirar via. E questa è la prima parte. La seconda parte. Beh, però c'è un sacco di roba, ragazzi. Cosa sono? 3-4 astronavine. Comunque che si dovrebbero formare. In realtà non sono astronavi. Cosa lui sono? Ha configurazioni. E l'ultima configurazione è quella robotica. In realtà non sono astronavine. Sono 4 mezzi che vanno via per loro conto. Sì, e che raggiungono configurazioni alternative. Ma non è che poi dopo ci sono le astronavi si uniscono. No, scordatevi. No, e com'è allora? Possiamo fare anche il robot o far vedere le configurazioni intermedie prima di arrivare. Certo, facciamo vedere. Però mi deve dare le istruzioni e spegnere anche la camera. Certo. E partire all'attacco. Certo. No, non ci sono. Qua non ci sono. Mi interessa dietro. Quelle sono le istruzioni. Secondo me guardiamo le istruzioni. Le istruzioni sono la parte posteriore della scatola. O almeno io mi oriento con queste. Con quelle cose. Prendendo poi quello che c'è dentro. Si arriva a quelle cose. A quella. Non è difficile. Vabbè, proviamo. Allora, amici di Potere Robotico, abbiamo è successo, è successo qualcosa che non doveva succedere e abbiamo i sensei si sta andando a suicidare. È un po' guardatelo come deluso. È abbastanza deluso. Sta cercando un sottofondo, triplo fondo, quadruplo fondo. Sì, no. Allora, innanzitutto abbiamo detto subito una cazzata. Incredibile. Non ha quattro configurazioni, ma ha 4 astronavi. Invece ha 4 astronavi. Esatto. E sono tutte e 4 belle. Belle. È che purtroppo, essendo un garage kit, ci manca qualcosa. Io adesso sto facendo una. Ci manca un qualcosa. Se qualcuno di voi scopre cosa ci manca, vincerà. Niente. Però lo scopre. Noi non lo diciamo. Ce lo dica lei, sensei. Che cosa ci manca, sensei? Ci dica qualcosa lei. Io vi metterei 2 trivelle su per il culo. Lei ha dato l'indizio grosso. Lei ci metterebbe 2 trivelle. Il culo? No, il nostro culo è anche piccolino. Ma però forse questo è il bello del garage kit. Sì. Cioè, quando comprate un garage kit, non è detto che ci sia dentro tutto. E quello che manca è un po' una roulette russa. Pensi se mancava la testa? Era peggio. Ah, non lo so. No, era peggio. Può darsi. Però vabbè, mancano queste tre. Qua andrebbero 2 trivelline. Ah sì. E buonanotte. Al secchio. Non ci sono. No. Capito? Adesso le proveremo a fare. Col tornio. Comunque, è tutto, quindi è felice? No.
Cos'altro può dire di questo coso? Ma era partito in quarta? Figlio, sì, dai, adesso lo trasformiamo in un robot che così non vede sì, più che manca le trivelle e torna contento. Sì. Perché se lo trasformavamo subito in robot, lei non rompeva i coglioni. Ma magari non mi rendevo conto che non c'erano le trivelline, comunque. Appunto. Quindi è colpa nostra che abbiamo voluto trasformarlo in quattro astronavi. Però, vabbè, dottor Lobo, lei cosa dici di questo? Io, cosa? Allora, in sensi l'abbiamo perso. Allora, per me quel pezzo qui è una figata atomica, perché sono bellissimi i pezzi. Si vede che sono fatti artigianalmente. Sì. Si vede. Sono stati... diciamo inscatolati, si vede che chi li ha inscatolati artigianalmente magari era anche un pochettino fuori, perché un po' pienotto magari aveva bevuto quei 2, 3, 5 litri di birra, capita, magari ha una coltivazione di ganja, pensava di averne messi anche due in più di trivelle, ma chissà, chi lo sa, ha voluto abbondare magari li ha dispersi i giocattoli, magari li ha dispersi i giocattoli, non sappiamo, ma contiamo ritenere un ottimo negozio, no? Sì, no. No, sì. Cioè i link sotto i link. No, questo, ragazzi, no, queste sono le cose che possono succedere con dei garage kit. Con dei garage kit purtroppo c'è questo inconveniente, che un pezzo ogni... quanti ne avranno fatti di questi? Non lo so, non voglio sapere di niente. Straccione, ne avranno fatti 1000 pezzi. Beh, 1000 sarebbero già tanti, secondo 500. Me. 500? Boh. Insomma, ne avevamo fatto un centinaio di quei bagagli. Sa, diciamo che, allora, facciamo una cosa, 100 magari sono pochi, 500 sono troppi, un pezzo nei 250 non c'erano le trivelle. Va bene. Magari in un'altra scatola non ci sono le ali, perché un pezzo nei 250 non ci sono le ali. Esatto. Cioè, dipende, è la forma del garage kit. Che è un po' una roulette russa, però io adesso direi di fare una roulette. Però io devo dire che... Lei ne è comunque fiero. No, sì. Lei ne è comunque fiero. Fosse mio ne sarei molto fiero. Anch'io ne sarei fiero comunque, anche senza trivelle. Tanto io lo tengo robottone. Anch'io lo terrei robottone. No, non è quello, la filosofia... dei sensei, sì. No, questo allora, è un lose in pratica. No, lose mancherebbe la scatola. Questo gli mancano dei pezzi. Punto. Mancano due pezzettini. Sì. Mancano due domani pezzettini. Dopo lo sento. Comunque, io adesso per fare in modo che di tirare su un po' il morale, lo trasformeremo in robot. Robottone e vedrà che il sensei ricomincerà ad essere gioviale come è di solito. Ma come bello! È bellissimo, qua con l'elicottero. Sì, sì. Poi c'è anche l'elicottero. L'elicottero che è molto, molto, molto oggi. Io ho a che fare con due imbecilli. Perché sensei? Ma perché? Che noi cerchiamo di tirarla su di morale... E lei si incazza di più. Sì, sì. No. Perché voi prendete in giro mio tiramento di maroni. No, quello lì. Ma vedrà che questa sofferenza passa come altre sofferenze. Ah, sicuro. Poi lo sa che collezionare sofferenze. Ma non è che tutte le volte uno me lo deve ricordare. Invece questa è stata la volta che gli è stato ricordato ciò. Quante volte è stato felice? Poche. No, tante. Quest'anno già due, tre o quattro volte è stato felice. Ho capito, capito. Godam l'ha reso felicissimo. Però quando lei mi ha mandato la foto, che mi aveva mandato una foto di quasi immediatamente di questo, sembrava più brutto. Tutto sommato, vabbè, non stiamo parlando di... Un capolavoro, però... Dai, ce li metti. Però è bello, no? Cioè, per 24.000 yen forse uno si aspetterebbe anche okay. Di più. Però i 24.000 yen paghi il lavoro del garage kit. Quello... Paghi quello, eh? No, ma quello... Anche perché c'è tanto impegno, per chi l'ha fatto c'è tanto impegno. Sì. E pensare che l'ha fatto in un garage, con i mezzi che c'è, cioè, un lavoro artigianale vero e proprio, no, è un risultato della Madonna. Poi è logico, si va su altri livelli, ci sono altri risultati, però è come se noi tre ci mettessimo lì a fare un robot... Se avessimo un risultato del genere ne saremmo molto molto fieri. E il punto è che, come si può dire, che questo qui in collezione lo si può mettere e la sua, tra virgolette, figura la fa. Se poi dopo uno vuole essere per l'appunto completista al 200% e con un pezzo del genere lo si può andare a completare quelle lacune che spesso e volentieri
nella produzione di massa è difficile che ti facciano questo determinato. Lei ha fatto proprio bene a comprare questo bottone. Ci siamo fatti i complimenti prima, li faccio ancora. Nel maso. Sì, no, noi anch'io siamo. Anch'io nel sono. Maso. Perché? Perché? Io, perché? Io vi giuro che lo ammazzo prima di. Ma no, ma guardi che. Prima di sera io nel maso. C'è anche la spada. Ah sì. Dov'è la, non l'ho mica vista la spada. C'è la spada. Ci vuole la manina adeguata. C'è la mano ci vuole la mano adeguata. Sì, no? Probabilmente non sì. È che... Però ecco, io qui andrei cauto perché... Lo faccia lei. Ma non lo vorrei neanche fare. Allora non lo faccio. Però non lo faccio. No, Cicci, no. È ampia. Cioè, praticamente molto ampia. Sì, sì, no. Non è che... Cioè, proprio mollica. Stazione. La spada si trasforma in trivello. Può essere. Sì. Tu stupido, cioè, che stupido. Cioè. Drill on. Shock on. La spada sta decisamente dritta. Ma non lo so se sia la sua mani. È molto... Ah, sì, beh, non no, c'è altro. L'altra è aperta di peso, quindi... È molto... Così secondo me è adeguata. Sì. Allora, un po' più indietro. Oh, là. Beh, quindi lo vuole pesellare? No, non lo vuole pesare? Noi lo pesiamo. Lo pesiamo, dai. Non dell'umore. Beh, lo pagelliamo noi allora. Se lei allora lo pagelliamo noi. Lei scriva. Lei scriva e noi lo pagelliamo. Scusate. Sarà 300 grammi? 247. Più l'elicottero, 287. Vabbè, vabbè, l'elicottero non fa perno. Ma l'elicottero è parte integrante di questo robot. Non fa perno, ecco, secondo me il... Ah, certo che con due trivelle era molto più pesante. Eh beh, due trivelle avrebbero dato quel senso che manca. Quel senso pratico. Sì, intanto noi lo mettiamo sul... Sì. Sul girellone... Ah, che bello! Sul girellone del trivellone. Pif e paf. Oh. Molto bene. Si vede un po' che lì. Aspetta. No, lo sa perché? Non... Perché? Se lo metto così... il robot risulta più incosciato. Allora no, allora lo metta come dice lei, che lei è il regista. Sì. Regista, cioè il regista. Robot deve fare sempre un po' bella figura, capito? Sì. Poi questi ancora di più. E questo va preso leggermente dal basso all'alto. Oh. No. Non ho visto arrivare allora. Con lo spadone. Ah, mi vuole pizzare. Cioè, vuole sfogare la sua rabbia con noi. Figa. Per una cosa che non c'entriamo. Ma voi due siete due esseri malvagi. Dove va? Ma proprio, ecco, vede come rovinare una recensione. Figa. Non fate trovare le trivelle al sensei. Eppure, guardi che bel robot. No, ma guarda che nella mia collezione ci starebbe bene. Anche nella mia ci starebbe bene. Chissà. Fate cose che ce ne avete voglia. Cioè, lo facciamo noi allora. Ci lei non lo fa più? No. Si è offeso. Allora. Sì, io sono offesissimo. Si chiama? Allora, si chiama Raigua. Infatti io guardo cosa ha fatto la Juve. Guardi cosa ha fatto la Juve. Raiguard. Impatto estetico. Sai che io 7 glielo darei? Sì, un 7 pieno. Un 7. Un 7 pieno. Materiali. Gli darei un bel 4. Qui sì, un 4. Allora. 4 e mezzo. Premiamo chi ha fatto ciò, ci diamo un 5. Daci un 5. Verniciatura, no, qui non possiamo andare più. La perde un pochettino. La perde, non possiamo andare oltre il 4, 4 e mezzo. Però non è brutta nei suoi insieme. No, ci sta bene. Cioè, rosso, giallo, cioè, sì, colore non ci sono sfumature. Che pagano. Vabbè dai, giallo, 5, 5. 5. È d'accordo per il momento? Sì, sì. Posabilità.
Vabbè, è un po' stanco. È un po' stanchino. 5. Sì. Accessori. Allora, c'ha la spada. Tante manine. C'ha quattro tante manine. La mano aperta. C'ha un elicottero. C'ha un elicottero. C'ha un elicottero che è bellissimo. Poi, e poi avrebbe. Scusi, ma io non riesco a inquadrare in questa maniera. Noi non riusciamo, dobbiamo fare il nostro lavoro. Se sei. Noi non possiamo lavorare così, se sai. Accessori, io allora, gli darei. Allora, ci sarebbe quella roba là. Sì, in questo stato. No, però ne dobbiamo tenere conto. Sì, allora, è così, quindi dobbiamo mettere un 5. Okay, e forse quella roba là sarebbe un 7,5. Sì, non so. Quindi 5 metto accessori. Metta 5. Trasformazione. Però si beh, ci siamo divertiti. Sì, sì. Io un bel 6 alla trasformazione glielo dai. Sì, glielo dia. Sì, intanto non si vede. Confezione. La scatola è carina. La scatola è carina. Con polistirolo sono quelli che si rompono solo a guardarli. Cinque e mezzo. Allora, incazzatura. Dipende. Perché se c'hai quella roba là non ti incazzi. Se ti manca ti incazzi. Ti incazzi. Dacci un 6. Ci diamo un 6 di incazzatura, dai. Ogività. 0. Chi è che lo vuole? 0. Poi senza trivelle, chi poi lo senza vuole? Rapporto qualità prezzo. 0. Giudizio finale. Ma si deve guardare tutto il computo. Se dovessimo fare una media sul giudizio finale, sarebbe 2, 4, 6, 8, 10, 11, sarebbero 10, 20, 31 e mezzo, 37 e mezzo, 44 diviso 11, sarebbe 4 e mezzo. Ed è 4 e mezzo. Giudizio finale 4 e mezzo. Che però è un signor 4 e mezzo. È un signor 4 e mezzo. È un signor 4 e mezzo, sì, sì. Attenzione. Sì, sì, sarebbe arrivato anche a 5. Ci volevamo dare 4 e mezzo. No, 5 si era completo. 5, sì, si era completo. Sì. Niente, allora ragazzi, è stata una bella recensione. Sì. Ci vediamo alla prossima puntata. Il link adesso sotto che facciamo giocatore. Vedere, alla prossima puntata. Ci sarà, beh. Ci sarà questo, ragazzi. No, sì, ce l'hai, è lui. Ma è che non sì, perché è vero che abbiamo visto, si è cercato. Ci sarà probabilmente. Erano di là. Ci sarà questo. E vi dirò, sarà completo... Non lo sappiamo, però sarà bello scoprirlo. Vuole salutare, sensei? Ciao. Ciao. Affanculo.